A prescindere dai rimpianti, da Perugia sono arrivate soprattutto conferme. Il Pescara sta bene fisicamente, comincia ad assumere delle sembianze abbastanza zemaniane, anche se in questo momento sembra più una squadra da contropiede. Ha creato tantissimo giocando a calcio, aspetto di indubbia rilevanza. Più avanti, insomma, rispetto alle previsioni. A dire il vero, l'11 biancazzurro pare anche solido, si difende con una certa accortezza. Dunque, buonissima gara al cospetto di un Perugia ancora in ritardo dal punto di vista tattico, ma destinato a lottare sino alla fine per la vittoria del campionato. In questo momento la catena di sinistra con Milani e a Cornero conferma di essere la garanzia migliore. In chiaro progresso lo stesso Squizzato, che comincia a calarsi bene nell'interpretazione del ruolo che chiede Zeman. L'ambiente ha risposto da par suo. Portare 600 tifosi fuori alla prima trasferta dà l'idea, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di come Pescara sia capace di accendersi in un attimo. Dunque parecchi segnali positivi, inizio senza dubbio promettente, niente male se consideriamo il comprensibile scetticismo di qualche settimana fa.